potuto andare più veloce. Quindi ma è inutile, buongiorno, è aperta? Sì, quella aveva pagato la signore, di quale foto che mi mette? Allora, mi ha portato anche una fotografo. Un po' di attenzione, ho detto un po' di attenzione. Cameraman. Allora, adesso arrivano gli altri. Questo monumento voluto sia dal mio club e anche con altri, col sindaco di Spottore, col sindaco di Cappelle e pochi altri. E pochi altri che si erano fatti avanti, che volevano fare, e poi si sono ritirati. Comunque l'artefice principale è Giovito Di Nicola, che non vedo. Dov'è? Ha sempre nascosto. Queste sono le famose curve. Io Giovita! Giovita si mette un po' più là, dove da piccolo veniva per la corsa ferragostana, la Coppa Acerbo. Il presidente del consiglio comunale di Spoltore, e intanto
tipo di cappella? No, niente, io voglio ringraziare intanto tutti gli organizzatori, tutti quelli che hanno partecipato. Questo monumento, come ha detto il signore, è stato fatto nel 2004 per, con la collaborazione del comune di Spoltore e il comune di Cappelle e la banca di Cappelle e Credito Cooperativo. Certamente l'iniziativa è stata presa sempre dal signor Giovito Di Nicola, che per queste manifestazioni è sempre presente e ci dà sempre un supporto necessario. Quindi vi ringrazio a tutti e passo la parola al Presidente del Consiglio di Pescara, il signor Blasioni. Volevo dire che non è stato quasi mai ricordato che questo bel monumento è stato realizzato dall'artista Igor Cascella. Questo non l'hanno mai menzionato, con una nostra pesca comunque. Grazie. Io in realtà, sì, attenzione, ho salutato a Pescara, quindi non ho molto da dire, se non che la manifestazione sta riuscendo molto bene anche per il tempo molto molto cremente, a differenza di quest'estate. Se avessimo scelto un'altra data in estate sicuramente non era così bella. Invece, in attesa che aspettiamo il sindaco di Sportore che sta arrivando per dire qualche parola anche lui, diciamo, nel suo territorio, io vorrei che qualche parola la dicesse proprio Giovito Di Nicola in questo luogo. Vero Giovito? Facciamo un applauso. Giovito! Il momento mi è adatto perché sono commosso. 1934, all'età di 5 anni, stavo qua sopra a vedere la prima volta la Coppa Ceppo. Dopo 30 anni ritorno a rivedere la Coppa Ceppo. Quindi ringrazio il Padre Eterno che mi ha dato questa opportunità. Grazie a tutti per la vostra presenza. Santuccione, dov'è Santuccione? Eccolo qua. Venga, venga, dottore, venga. Lui sa tutto della Coppa Cerbo, del circuito di Pescara, delle 24 ore, della 12 ore, della 6 ore. E della mezz'ora. Va bene. Ecco, il sindaco sta arrivando. Ma che dire che... Mi fa piacere che aver visto e rivisto le macchine rosse sul circuito di Pescara, di aver rivisto tanta gente che ricorda e riassume il lavoro per il circuito di Pescara in questa giornata in cui del club di sono intervenuti. E arrivederci all'anno prossimo. Bravo! La parola al sindaco di Spoltore, prego. Buongiorno a tutti, ma grazie veramente, siamo orgogliosi che questa bella iniziativa tocchi come inevitabilmente toccasse il nostro territorio, la nostra città che ha rappresentato insieme alle altre un punto di riferimento di livello nazionale, come vi ho detto anche precedentemente, quindi veramente una gran bella iniziativa, grazie agli organizzatori, grazie al Presidente Blasioni, ma grazie a tutti i comuni, a Prima Pescara, tutti quelli che si sono impegnati in questa gran bella iniziativa, devo dire riuscitissima, e sicuramente l'anno prossimo ancora meglio, perché bisogna ridare lustro a questa importante gara che ha significato tanto per la nostra provincia di Pescara. Grazie. Andiamo. Sindaco del comune di Spoltore e Old Motors. E poniamo la corona. Giratevi un attimo a favore dei fotografi. Signor Santuccione, grazie. Grazie. Purtroppo un attimo. Ok.
aspettate un attimo che qui... Vieni pure tu, scusa. No, no, vieni. Come no? Grazie, cheese. È perfetto. Hai giurito. Va bene, adesso piloti in auto. Mi raccomando di tenersi sulla, sulla destra e di non avvicinarsi troppo per non tamponarsi. Mi raccomando. Si riparte sto dietro. E poi ti picchio subito, perché a mezz'ora si va. Giancarlo! Ci aspettiamo che adesso foto di quelle che è scattato.